Io rappresento quella tradizione e quell'eredità, questo non è importantissimo. Fiume con tenacissimo volere, eroica nel superare patimenti, insidie, violenze d'ogni sorta, rivendica da 2 anni la libertà di scegliere il suo destino e il suo compito, in forza di quel giusto principio dichiarato ai popoli da taluno dei suoi stessi avversari ingiusti. E qui si riferisce a Wilson. E questo è il suo diritto umano. Le contrastano il triplice diritto, l'iniquità. Scusa, Wilson o Winston? A Churchill? A chi si riferisce? Wilson, oh, siamo nel 18. Wilson. Woodrow Wilson. Ah, ok, il presidente americano. Ah, okay. Certo. No, non capivo. Non avevo capito se Wilson o Winston. No, avrei detto Churchill. Ah, vabbè. E questo è il suo diritto umano. Le contrastano il triplice diritto. Le contrastano a lei il triplice diritto che abbiamo esposto, l'iniquità, la cupidigia e la prepotenza straniere, a cui non si oppone la trista Italia. Siamo nel periodo dell'accordo di Versailles. Eh beh, certo, siamo nel trattato di pace. Il trattato di pace, a cui non si oppone l'Italia, che lascia di sconoscere e annientare la sua propria vittoria. È verissimo. Eh beh, abbiamo vinto, cavolo. L'unica volta che in secoli abbiamo vinto. Perciò il popolo della libertà, città di Fiume, sempre fiso al suo fato latino e sempre inteso al compimento del suo voto legittimo, delibera di rinnovellare i suoi ordinamenti secondo lo spirito della sua vita nuova, non limitandoli al territorio che sotto il titolo di Corpus Separatum era assegnata alla corona ungarica, ma offrendoli alla fraterna elezione di quelle comunità adriatiche, le quali desiderassero di rompere gli indugi, di scuotere l'opprimente tristezza e di insorgere e di risorgere nel nome della nuova Italia. Detto questo, leggiamo alcuni elementi di questo statuto, ne leggiamo 2 a conclusione. Nono, lo Stato non riconosce la proprietà come il dominio assoluto della persona. Questo è quello che loro vogliono instaurare definitivamente con la riforma della Costituzione. Certo. Sopra la cosa, ma la considera come la più utile delle funzioni sociali. Questo è un punto essenziale. La proprietà è una funzione. È qualcosa che viene delegato dal resto dei cittadini. Come diciamo sempre noi, a proposito del denaro. Il denaro è la prima funzione sociale, esattamente, ma è funzione sociale delegata dal nucleo completo, totale dei cittadini al portatore. Accettando supinamente, ad esempio, la carta moneta, danno il loro assenso, ma danno anche il valore. Nessuna proprietà può essere riservata alla persona quasi fosse una sua parte. Ne può essere lecito che tal proprietario infingardo la lasci inerte o ne disponga malamente ad esclusione di ogni altro. Nel 1971-72 fu emanata e promulgata una legge, che è tuttora in vigore, che prevede che chi nota un terreno incolto per più di 2 anni può entrare automaticamente in possesso e coltivarlo. Questo non lo dice nessuno. Il suo diritto di possesso è nel momento in cui lo coltiva, non quando dice me lo so preso, come fanno questi arrampicatori che importano schiavi negri in continuazione. Unico titolo legittimo di dominio su qualsiasi mezzo di produzione e di scambio è il lavoro. Solo il lavoro è padrone della sostanza resa massimamente fruttuosa e massimamente profittevole all'economia generale. E 14° capitolo. Punto. 3 sono le credenze religiose collocate sopra tutte le altre nella università dei comuni giurati. La vita è bella e degna che severamente e magnificamente la viva l'uomo rifatto intiero dalla libertà. Quindi la vita è bella, non come dicono i preti che la vita è brutta, per cui tu ti devi battere il petto, non solo, siccome c'hai il peccato originale che ti incombe da non si sa quale periodo. Ti devi redimere, dai i soldi al prete e automaticamente sei redetto. Anzi, di più, a volte adesso ti chiedo anche il bacio appassionato del cordone.
L'uomo intiero è colui che sa ogni giorno inventare la sua propria virtù per ogni giorno offrire ai suoi fratelli un nuovo dono. Il lavoro, anche il più umile, anche il più scuro, se sia ben eseguito, tende alla bellezza e orna il mondo. E con questo io chiudo. Non a caso, proprio, grande l'annunzio. Proprio di recente, un grande giurista italiano, che si chiama Luciano Barra Caracciolo, ha fatto questo riferimento importantissimo al valore economico della bellezza, citando il caso, ad esempio, del Duca di Modena che investì, volendo investire per economia, non sulla bellezza. E ovviamente io ci aggiungo i grandi papi rinascimentali, che non a caso investivano nella bellezza, perché le motivazioni erano anche altre. Momento in cui il papato le pigliava nelle battaglie politicamente, si rifaceva con la grandiosità, perché aveva a disposizione Michelangelo, ovviamente, il Raffaello, roba di questo genere, però si rifaceva con questa meravigliosa bellezza, perché la bellezza sempre orna il mondo, come dimostrano anche il fatto della squallidità della chiesa che vengono costruite adesso a fronte della chiesa cubica, l'hai vista? Ma è una cosa da non credere. Ma è sempre quel cazzo di ricoglione di Fuxas che la fa. Ma che, io quello gli dovrei gli toglierei la licenza di progettare. Le fa su consiglio e imperio da parte delle pretume, i quali non vogliono bellezza a ornamento del proprio, cioè io capisco la ricerca architettonica, tutto quello che vuoi, ma la chiesa cubica, proprio onestamente, se la poteva risparmiare. Ma l'ho fatta su commissione, sono tutte cose fatte su commissione. Comunque, a me quando tu hai un papa che va sempre stato sul cazzo. E quando tu vai da un papa e tu parti da un papa il quale dice a Michelangelo mi devi fare queste cose così, allora è un'altra cosa. Qui oggi il papato dice tu devi impossessarsi del territorio, ricordiamoci. Guarda che dove viene costruito, è stato imprigionato più volte dal papa, perché dai vari papi che si sono alternati non si atteneva a quella visione di potenza che invece papà voleva trasmettere attraverso la bellezza. Mi ricordo però che è stato messo in galera un giorno, due ore. Sì, sì. Il fatto importantissimo è proprio questo: l'aria dismessa, forse con Leone X, dimessa delle chiese attuali, che quando va bene vogliono copiare Alessandro VI, era un medico, l'officina, vogliono copiare l'officina, e questo la diciamo lunga, quando c'era il mito dei preti operai, no? Dei preti operai è stato quello che i preti operai che andavano per redimere furono redetti, ma si sono spretati tutti. E con questo chiudiamo. Arrivederci, signori. Solo. E imparate a vivere. Ecco, anche questo è Equitalia, sconti fino al 50%. venghino. Eccolo qua. Evasione record, sì. Però anche sotto. Ma certo, questa è l'evasione. Se tu gli fai questi sconti, è chiaro che è un'evasione record. Siccome sono dei delinquenti, non sono nemmeno capaci. Sanno di essere dei delinquenti e non sanno che di fronte a un processo davvero fatto in maniera corretta e equanime, non avrebbero scampo, mai. Ah, questo è fuori discussione. Ma a parte questo, se tu fai lo sconto, ma non è un paio di scarpe usate che te le vendono, dice ma lei quanto vorrebbe pagare al mercatino rionale, no? Sono tasse. Allora, sono dovute e allora le devo tutte, oppure non sono dovute e non devi scontare niente. Un mascalzone, un delinquente, certo. un estortore. Certo. E ti taglio le mani quando mi capiti a portare di mano. Chiudiamo? Sì. Pace e bene.